Buonasera a tutti, io mi scuso del piccolo ritardo, purtroppo gli imprevisti vengono sempre al momento giusto e quindi non ci facciamo mancare niente. E quindi io do veramente un benvenuto non a due relatori, ma a due amici. E quindi do un benvenuto all'amico Giovanni Di Giorgi, che ovviamente da tempo abbiamo iniziato anche questo percorso di presentazione e ci onora Gaeta. Quindi tutta la parte sud della provincia di Latina con questa presentazione di grande spessore. E ringrazio Leonardo La Valle, che ovviamente Leonardo Valle che cosa è? Una persona che è un esperto, un manager di innovazione, e oggi si parla tanto di innovazione. Innovazione nelle imprese private, ma anche innovazione in pubblica amministrazione. Prima qualche giornalista mi lasciava la domanda e mi diceva: sai sindaco, ci stiamo preparando al futuro? No, veramente ci stiamo preparando al presente, non al futuro, perché innovazione probabilmente già ne dovevamo parlare da qualche anno, e sia le imprese private, ma in particolar modo le imprese pubbliche molte volte sono restie a questo concetto di innovazione. Innovazione è tutto, è un concetto trasversale che in particolar modo nelle pubbliche amministrazioni si inserisce un po' in tutte le aree, in tutti i dipartimenti, dal sociale alla sanità, al turismo, alla cultura. Quindi cosa vuol dire innovare? Questa è una mia idea, quindi Leonardo, se dico baggianate e sciocchezze, giustamente correggi. Innovare vuol dire ottimizzare i processi, vuol dire reingegnerizzare i processi, in particolar modo della pubblica amministrazione e anche delle imprese private. Cosa vuol dire reingegnerizzare i processi? Vuol dire efficientarli, vuol dire ridurre i costi e ridurre i tempi. E allora attraverso un sistema di innovazione tecnologica che fa dialogare le varie aree di un'azienda privata o di un'azienda pubblica, io parlo di tutte e due le tipologie di impresa, perché l'azienda pubblica, un comune, è un'impresa, solo che non ha come finalità, come mission, quella di produrre utile, ma è quella di produrre servizi, di massimizzare l'interesse della collettività. Ma i principi di management, che ovviamente riguardano un'impresa privata e un'impresa pubblica, è uguale. Io faccio sempre un esempio forse eccessivo. Parlo del progetto di destagionalizzazione Gaeta e quindi delle luminarie. Quello che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'azione di marketing editoriale, siamo andati ad analizzare la domanda, siamo andati ad analizzare l'offerta, abbiamo capito cosa voleva la domanda, ci siamo posizionati sul mercato, abbiamo fatto una campagna di comunicazione, quindi le 5 P erano diventate 6 di Kotler con le pubbliche relazioni, abbiamo applicato quelli che sono i criteri di management di un'impresa privata. L'unica differenza è che ovviamente le abbiamo applicate per massimizzare l'interesse collettivo, per massimizzare quelli che sono gli interessi della pubblica amministrazione. Innovazione vuol dire questo, e quindi questo libro lo posso definire pionieristico, d'avanguardia, da molte realtà, perché come dicevo prima, l'innovazione qua sembra che dobbiamo fare innovazione, ce l'avremmo dovuta fare innovazione, perché il Recovery Fund, dove diversi miliardi del Recovery Fund sono proprio destinati all'innovazione. E quindi questo testo che è all'avanguardia perché apre un po' le frontiere, apre un po' le menti di tutti quei manager privati, tutti quei manager pubblici che dovrebbero oggi cominciare, anche se in ritardo, a buttare le basi per guardare al futuro in maniera diversa rispetto a quella. Il cittadino non si dovrebbe proprio spostare per venire nella pubblica amministrazione, il cittadino dovrebbe fruire dei servizi a casa, quella è innovazione. Open innovation vuol dire apertura dell'innovazione a tutti, farla fruire a tutti, un po' quando molte volte si parla di cultura, la cultura è di pochi, no, la cultura è di tutti. Non è che in pochi vanno verso la cultura dovrebbe andare verso tutti. E guardo la mia amica che di questo ne fa un principio basilare. E allora questo oggi rappresenta un testo di grande spessore che mi onoro di presentare a Gaeta grazie all'amicizia che ho con Giovanni, che è un po' l'editore, questa casa editrice che ormai si sta proiettando a suo livello nazionale, e questo ne sono contento perché già abbiamo fatto qualche altra presentazione
che ovviamente ha ribadito il successo, la serietà, la professionalità, la competenza. E quindi voglio passare la parola a Giovanni, che ovviamente ci parlerà un attimino di quello che è il libro e quello che è un po' la sua figura come editore. Innanzitutto grazie, per noi oggi è un giorno veramente importante, perché oggi riparte la presentazione del libro in presenza, sì. Quindi per noi è importantissimo, ma non tanto per noi, proprio per il sistema Italia è importante ripartire, e questo è emozionante. Quindi io gli devo dire veramente grazie, caro sindaco, caro Cosimino, perché ripartire poi in questa sala, dove avevamo già presentato un altro libro, per noi Casa Editrice è un passaggio importante, un passaggio fondamentale. E come tu hai ben detto, ci deve un rapporto d'amicizia. Io voglio raccontare anche un piccolo aneddoto. Quando qualche anno fa si decideva chi doveva fare il presidente della provincia, io all'epoca ero sindaco del comune di Ravina, feci il nome di Cosimino, proprio perché ritenevo, e ritengo ancora oggi, che sei una persona capace, di grandi vedute e soprattutto di proiezione futura. Insieme perdemmo quell'elezione ed è stata la fortuna di Gaeta, perché non l'avete condiviso con la provincia, ma avete avuto un sindaco al 100%. Quindi da quella sconfitta elettorale è nata una grande opportunità per la città di Gaeta, perché il sindaco si è dedicato. E tu quando hai parlato delle luminarie, ecco, questa qua è la visione, e anche la visione del libro, cioè quella di analizzare, studiare e aprirsi. E quindi passare da un turismo localizzato alle bellezze naturali della Marina era semplice, creare la destagionalizzazione del turismo era difficile, e questa sfida l'hai vinta. E in questo libro si raccontano sfide, e quindi ci sono molte analogie. C'è la sfida fra Fuji e Kodak. Fuji e Kodak, come ben sapete, erano leader del mercato, delle pellicole, della stampa. Poi nel 2010 che cosa succede? Che si passa al digitale. Kodak, forte della posizione di rendita, non innova, è convinta di mantenere la rendita di posizione. Fuji capisce che il mercato sta cambiando, Fuji diventa, raddoppia e aumenta del 57% il fatturato, Kodak va in amministrazione controllata. Ecco, questo è quello che viene raccontato in questo libro. Questo libro è un libro che non nasce oggi, ma è stato pubblicato a dicembre, e a dicembre, pensa, qui sa benissimo che è il mese d'oro per i libri, quando parli di cultura poi voi avete una libraia veramente di fama e di prestigio nazionale, lo possiamo dire, anche se Elsa è molto così, molto timida. Già hanno nel sangue. E i librai fanno la cultura, e i librai fanno la fortuna di un libro. Dicevo, questo è un best seller, nato a dicembre, secondo nelle vendite in Italia, nella classifica economia, management e finanza, oggi riparte. È Leonardo Valle è l'autore, già nel 2019 pubblicato il suo primo libro, che fu una sorpresa, è un autore sconosciuto, e anche lì uno fu un bestseller, Advanced Advisory, che qualche mese prima della pandemia descriveva come sarebbe stata la trasformazione. Pensavamo tutti quanti a 5 anni, ha detto bene il sindaco, è l'oggi, è il presente. E quindi Open Innovation passa dalla closed innovation, quindi dalla chiusura dell'azienda all'apertura aziendale. E all'interno di questo libro noi come casa editrice ci crediamo molto,
E io mi auguro anche un giorno, caro Cosimino, di riuscire a fare anche qualche cosa e raccontare a livello nazionale, come tu fai benissimo, con le emozioni, con la presenza, perché non è soltanto il Milan, ti seguo, è diventata ormai quasi un set continuo, perché tantissime produzioni vengono qua, ma non soltanto italiane, ma anche internazionali, vengono ad girare qui. Ecco, mi piacerebbe un domani, in un libro, raccontare e farlo diventare un set di qualche romanzo legato a un... a un commissario, a un ispettore, non lo so, qualche cosa che diventi anche raccontata da, non soltanto dal cinema, ma raccontata anche dalla, dalla letteratura. Quindi, andando in, in conclusione, la Lab di FG, come tu hai detto, noi siamo una matrice molto piccola, siamo nati nel, nel 2019, sfruttando e lo dico con orgoglio, sfruttando il know-how della nostra casa madre, che è la Dunue, che ha ormai un posizionamento fortissimo in Italia, fa parte del gruppo Castoro, uno dei più grandi gruppi italiani di editoria, e quindi siamo nati da poco, però ecco, cerchiamo di proporre al mercato prodotti di altissima qualità. E il mercato, per fortuna, nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà, ci sta premiando. Usciremo adesso a giugno con altri tre libri, abbiamo la nostra collana sportiva che racconta la storia dell'Italia attraverso la nazionale italiana di calcio. Uscirà tra poco anche il volume 2, ma al di là di questo, per noi veramente è una gioia essere qui e soprattutto quello di mettere al centro tante sfide di ripartenza, perché veramente questo libro, per chi ha avuto la fortuna di leggerlo o per chi lo leggerà, indica tante strade per dare una speranza e un'apertura al mondo imprenditoriale, al mondo dell'impresa. Io ho avuto anche in questo libro l'ignobile ruolo di aver scritto anche un capitolo per quanto riguarda gli Open Innovation Center, ma soprattutto quel capitolo, mio malgrado, è stato precursore di una legge in discussione alla Regione Lazio. Perché la Regione Lazio sarà la prima regione in Italia che si doterà dell'albo nazionale dei Open Innovation Center. Quindi le imprese che si metteranno insieme, contaminandosi, scambiandosi know-how, scambiandosi innovazione, scambiandosi ricerca, e insieme la Regione Lazio le finanzierà. E quindi è un segnale importante, e possiamo dire per la prima volta che il Lazio è la regione che anticipa l'innovativo no. Troverete tantissimi spunti e anche casi concreti, quindi non è soltanto letteratura, ma è anche all'interno, lo dirà bene l'autore, ci sono anche casi aziendali proprio che raccontano come il percorso dell'Open Innovation ha salvato le loro imprese, soprattutto l'ha proiettato in mercati duri, nonostante la pandemia. Un grazie particolare lo voglio fare, so che ci sta seguendo in streaming, al mio carissimo amico Andrea Brembola, perché poi oggi siamo qui grazie all'organizzazione e alla savoir-faire di Andrea. Ciao Andrea, bocca al lupo e vederci presto. Grazie Giovanni, mi associo ai saluti per Andrea. Caro ragazzo che anche da casa ha lavorato 360 gradi, e come dicevi Tis, oggi siamo qui, e proprio grazie alla sua capacità, tra l'altro, di questa possibile legge, chiamiamola ancora così, che ancora deve andare. Questi signori che ne parlarono a novembre dell'anno scorso, quando
presentammo il libro Advanced Advisory, dove già lì si descrivevano l'importanza che avrebbero avuto le piattaforme digitali. Quindi già lì si dava un'impronta a quello che era il futuro. Con questo libro si va a comprendere meglio quelle che sono le nuove opportunità delle tecnologie, anzi le opportunità delle nuove tecnologie, e quindi la closed innovation, quindi un'innovazione chiusa fine a se stessa all'interno della propria azienda, è finita come un'era industriale, si apre alla open innovation, dove tutto viene messo in rete e vengono messe in rete le aziende. Quindi c'è uno scambio di informazioni, di dati, che diventa il valore aggiunto per stare sul mercato. In sostanza, un'azienda che è open innovation è ovviamente competitiva sul mercato, quindi si può sedere al tavolo da gioco per il futuro. E da questo dipende il futuro dello sviluppo economico anche di un territorio. Anche un territorio deve immediatamente avere la capacità di aprirsi a queste nuove tecnologie. Quindi voglio solo aggiungere una cosa, che se la Lab di FG sta avendo questo successo è soltanto grazie alle persone e quindi a Giovanni Di Giorgi, che ci crede, che ci mette il cuore, ci mette la passione, ci mette la competenza, ci mette la professionalità. Perché le organizzazioni funzionano se funzionano gli uomini. I robot li lasciamo da casa, i robot li governiamo noi, e quindi è importante che ci sia l'uomo dietro. Quindi passo la parola ovviamente a Leonardo Evalle, che è l'autore di questo testo, e vi ringrazio nuovamente per essere venuti qui a Pereira. Buonasera, buonasera a tutti. Per me è sempre un onore. Ho viaggiato in giro per il mondo per una vita, perché la mia professione è stata quella di manager e di dirigente a livello internazionale. Ho toccato con la mia professione tutti i continenti e mai avrei pensato, no, di poter un giorno ripartire e girare l'Italia e il mondo, no, cercando di trasferire alcune visioni, alcuni convincimenti. Allora, io sono particolarmente contento di stare qui perché Gaeta, questo golfo, questo territorio, ha nella nuova economia una occasione storica e mai avuta prima. Perché queste tecnologie, a differenza delle tecnologie della terza rivoluzione industriale, che miravano a sostituire l'uomo, e quindi l'automazione spinta, no? Questi magazzini con questi robot che prendevano e muovevano pacchi in velocità, molti pensano che oggi l'innovazione sia questa, ma sono filmati che su Sky vanno da 10 anni. L'automazione è vecchia di 30 anni. Le tecnologie di oggi, a differenza di quelle della terza rivoluzione industriale, non mirano a sostituire l'uomo, ma a farlo comunicare in modo più efficace e in modo più efficiente. Ed è l'uomo che decide se veicolare idiozie o veicolare valore attraverso questi strumenti. Quindi, perché è una grande opportunità per Gaeta e per un territorio come questo? Perché se un territorio ha valore, ha ricchezza, sia in ciò che esprime fisicamente, sia in ciò che esprime intellettualmente, ha una possibilità storica di avere il mondo come platea d'ascolto. E siccome noi italiani abbiamo una grande capacità che ci invidiano in tutte le parti del mondo, cioè la capacità di saper comunicare e la capacità di saper risolvere problemi e farlo in velocità, se noi ci rendiamo conto della grande ricchezza che abbiamo davanti, riusciamo a capire che per il sud del mondo, per il sud delle grandi città, per le grandi periferie e per le grandi bellezze che ha questo paese, oggi è un'occasione di rivivere. E questo le grandi major lo sanno, soltanto che non ce lo dicono perché. Perché il loro obiettivo è vederci, il loro strumento bidirezionale, vederci in una sola direzione,
dove noi come punto d'arrivo siamo consumatori, punto. Siamo noi a dover recepire la consapevolezza che lo strumento è bidirezionale e che quando mi conviene faccio il consumatore, ma quando mi conviene essere protagonista faccio il protagonista. E avere un sindaco come Cosimino, avere una voglia, avere persone così attive intorno a lui e presenti nella società produttiva, pensante, vivente di questo territorio, ecco, con un pizzico di consapevolezza in più riusciamo a sprigionare un'energia e proiettare questo territorio unico in un palcoscenico mondiale. E questo avviene oggi con più consapevolezza rispetto a prima, perché nella sua drammaticità questo cigno nero del Covid ha portato una sola cosa positiva, cioè che queste parole che io vi leggo, scritte un anno e mezzo prima del Covid, faceva bene a ricordarlo Cosimino, oggi tutti noi le abbiamo presenti. Quando le abbiamo scritte eravamo soli, ma veramente una solitudine inquietante, perché aveva la consapevolezza che il mondo già stava cambiando. E quindi vedere la passività, no, di un popolo straordinario come l'Italia, ridotto a un grande popolo di consumatori, non più di inventori, esploratori, grandi artisti, intellettuali, ok? E questo era, però ecco, adesso sicuramente nella grande tragedia, e succede spesso al nostro popolo, abbiamo scoperto dei grandi valori e abbiamo capito veramente ciò che ci manca. Andiamo a un anno prima del Covid, ed è per questo che ho iniziato questo libro con 5 righe di Advanced Advisory, scritto molto prima del Covid, quando l'abbiamo presentato eravamo precursori rispetto a quelle materie, no? Guardate cosa, con gli occhi di oggi, quindi con gli occhi nel Covid, nel cigno nero, come suonano queste parole, no? Scrivavamo: cambieranno i mestieri, alcuni spariranno, altri si affacceranno nuovi da varie parti del mondo, coinvolgeranno tutti, indipendentemente dalla grado di istruzione, coletti bianchi, tute blu, donne, uomini, prodotti e servizi. Il cambiamento e l'innovazione che lo genera non sarà verticale, ma orizzontale. Un trend inevitabile perché coinvolge tutti gli strumenti del nostro vivere quotidiano. Le smart city non sono state che le anticamere del vero cambiamento. Verrà rivoluzionato il modo di fare impresa, cambia il modo di essere imprenditore, verranno revisionati gli organigrammi appesi alle pareti delle nostre PMI, alcune caselle spariranno, altre si aggiungeranno. E vedete che con l'accelerazione che abbiamo avuto nel Covid, quando queste parole erano vere prima e sono vere adesso. Ma perché noi le abbiamo immaginate prima? Perché di fatto la quarta rivoluzione industriale era già entrata. Era entrata in grande parte del mondo. E guardate bene, non è, le rivoluzioni orizzontali, a differenza di quelle verticali, non nascono da paese ricco a paese povero, sono un po' come un sasso buttato in uno stagno, si vengono propagate in modo orizzontale. E c'è un'immagine che voglio ricordare a tutti voi, un'immagine di un ragazzino che si vede in questa foto palesemente denutrito, quindi non gli arriva abbastanza cibo da poter mangiare, sotto un palo della luce, dove la luce non è attraverso l'energia elettrica, ma attraverso dei lumi, quindi non gli arriva l'energia elettrica. Accovacciato sul ciglio di una strada che non era asfaltata, e quindi non gli è arrivata la strada asfaltata, ma aveva uno smartphone e ha uno smartphone in mano. Questo è lo sviluppo orizzontale di una rivoluzione industriale. Mentre noi eravamo abituati alle rivoluzioni industriali verticali, dove la prima macchina a vapore in una città, poi in 10, quelle ricche, poi in 100, un po' meno ricche, e poi arrivava tutto il globo. Questa rivoluzione sta arrivando ovunque, è un'occasione per... E quindi, attenzione, che chi ha posizioni di leadership in questi contesti rischia di perderle, se non è pronto a raccogliere la sfida basata
sul combustibile di questa grande rivoluzione industriale. Il combustibile di tutto ciò che si muove è il talento. Perché? Perché l'architetto di Crotone non è più costretto per competere a farsi una valigia, andare nel Bergamasco piuttosto che nel Bresciano, ma può realizzare il suo prodotto tranquillamente a Crotone e a renderlo disponibile e fruibile in qualsiasi parte del mondo. Cioè il talento oggi può essere veicolato in modo semplice e può essere soppesato, può essere conteggiato, pagato in qualsiasi parte del mondo. Il combustibile è il talento. E noi raccontiamo storie di talento. Ma qual è il talento principe che bisogna mettere in campo? Un po' quello che ha iniziato a fare Cosimino con il suo primo mandato, inconsapevolmente forse. Il talento principe dei talenti è quello che ripeto inconsapevolmente tante persone come Cosimino hanno fatto già prima dell'inizio della quarta rivoluzione industriale, cioè mettere insieme il meglio, mettere insieme più talenti intorno allo stesso obiettivo. La Open Innovation è questo. Perché è fondamentale per l'Italia? Perché la spina dorsale d'Italia, a differenza della spina dorsale della Germania e degli Stati Uniti, è fatta di PMI, piccole e medie imprese, dove avete sentito questa parola PMI, dove la dimensione media sono 8-10 persone. In Germania sono 18-24. Negli Stati Uniti non esistono imprese sotto le 30-40 persone, sono altre cose, li chiamano peanuts. Quindi capite che l'open innovation per noi è fondamentale per raggiungere quella massa critica, 2-3 aziende messe insieme, una università sempre presente e non scollegata dalla vita reale e dinamica del paese. Il mio fornitore, che non entra nelle dinamiche della mia azienda solo quando io gli chiedo un prodotto, ma che lui, essendo dentro l'open innovation, appena lui che ha antenne molto più grandi dell'impresa di 8-10 persone, perché magari è un colosso, sa qual è il mio prototipo e su quale innovazione io sto lavorando e me lo viene a proporre. E magari i miei clienti, che non li vedo soltanto come clienti, ma all'interno di un'open innovation mi fanno capire prima e meglio quali sono le vere qualità che deve avere il mio prodotto, il mio prototipo, il mio servizio. Questa è l'open innovation. Quando ci si mette intorno tutti a dare un contributo rispetto ad un risultato. E qual è il grande vantaggio? Il grande vantaggio è che quando questo accade e noi raggiungiamo le 18-20 persone della Germania o le 40-50 persone degli Stati Uniti, a parità di massa critica, noi siamo i migliori del mondo. E le imprese italiane che sono un'eccellenza nel mondo, guardate bene, e vedete gli staff manageriali che li pilotano, vedete il loro sistema di lavoro, troverete tavoli perennemente aperti alla Open Innovation. Ed è questo il segreto della competizione del futuro. Talenti insieme rispetto ad un unico obiettivo. E noi raccontiamo delle storie di successo in questo momento. E il talento dei talenti è proprio questo. Persone, istituzioni, energie intellettuali che si mettono al servizio vero del tavolo con l'unico obiettivo di andare via da quel tavolo avendo avuto la certezza di aver messo intorno a quel tavolo il meglio che poteva offrire quella comunità, quell'economia, quel tessuto economico. Ecco, io l'augurio che vi faccio, che magari facciamo qualche altra battuta se volete, è proprio questo. Cioè, non aspettiamo che il tavolo sia apparecchiato, non aspettiamo che qualcuno ci indichi la strada. Afferriamo il primo tavolo possibile. Siamo in due, partiamo in due, no, che noi c'è. Poi arriva il terzo, poi arriva il quarto. E al primo brevetto che noi facciamo, e al primo prodotto che noi ci inventiamo, abbiamo delle tecnologie che lo possono veicolare all'istante in tutte le parti del mondo.
Ecco, l'insegnamento che c'è dietro questo libro è questo. Ed è frutto di uno spirito di servizio, perché noi, caro sindaco, olivettiani lo siamo, e veramente noi italiani abbiamo avuto il primo e il più grande esempio di open innovation e di progresso del mondo dell'epoca moderna. Ed è Olivetti, e vi dico solo questo come battuta: nel 1936, in una delle sue fabbriche, inaugurò il primo nido dei figli delle operaie e degli operai che lavoravano all'interno della sua azienda. E fu la prima grande azienda che al posto del tetto mise i vetri, perché riteneva necessario che dentro la fabbrica entrasse il sole. Quando il mondo seguiva l'esempio di Ford, dove le fabbriche ci si moriva dentro perché erano ospitali e molti operai non vedevano mai la luce del sole. Ecco, questo è lo spirito che c'è dietro, e questo volevo comunicarvi dal punto di vista proprio emozionale. Grazie, Renato. Diciamo, proviamo a fare anche una sintesi e capire bene. Quindi vuol dire open innovation, mettere insieme i talenti, creare rete e utilizzare le nuove tecnologie. Allora mi viene una domanda. Secondo te, come ora siamo combinati in Italia, imprese private e pubblica amministrazione, riusciremo a utilizzare le recovery fund così come stiamo messi? Io ho un'idea, voglio sapere da te. Allora, vi racconto un momento in cui mi sono sentito veramente solo. Erano le 11 di sera, ero davanti a un servizio di Sky, e vi consiglio molto l'approfondimento di Sky e di Euronews verso le 10-11 di sera, dove arrivano informazioni un po' meno filtrate dalla retorica e dall'appartenenza da tifosi, no? Come se vedeste un po' un'informazione un po' più da sportivi anziché da tifosi. E c'era l'intervento del primo ministro olandese che diceva all'Italia una cosa molto semplice. I giornali ci dissero a noi che l'Europa non ci voleva dare i famosi 209 miliardi, che poi sono diventati 245, di un totale di 700 che l'Europa ha preso a debito, e quindi quest'anno l'Europa ha acceso un debito di 750 miliardi complessivi, di cui 249 complessivi vengono in Italia, che è pari al 50% dell'intero bilancio di un anno di tutta l'Unione Europea. L'olandese si alzò e disse al governo italiano: io non discuto la cifra, io vi dico una cosa a voi italiani, ma se non siete in grado di sfruttare risorse europee che sono un decimo di questa cifra, cosa fate voi di diverso oggi per poterne spendere 10 volte tanto? Scusate, ve lo chiedo, perché in quei 249 miliardi c'è una parte di debito che grava sul mio paese, che è l'Olanda, non è l'Italia. Come è stata tradotta in Italia la notizia? L'Olanda è contro l'Italia. In realtà c'è tanta Europa in Europa, ma c'è tanta poca Europa in Italia. E questo perché la retorica da tifoso ti fa perdere il contesto del campionato e della bellezza dello sport, dove è bello partecipare, non è sempre bello vincere. E non è detto che devi vincere nella retorica anche quando perdi le partite. Io accolgo la domanda di Cosimino e dico una cosa, dico una certezza che ho. Noi non siamo in grado di spendere 249 miliardi di infrastrutture e tecnologie nuove in Italia. Non ce lo permette il sistema di norme che abbiamo. Per fare un'opera mediamente in Italia ci vogliono 17,8 anni per un'infrastruttura. E per una infrastruttura di piccole dimensioni ci vogliono dai 5 agli 8 anni. Quindi non c'è nessuna speranza che noi dal 2021 al 2027 spendiamo i 249 miliardi. Ma quello che ho visto fare però in questa Repubblica, negli ultimi mesi, è qualcosa che non ho mai visto. Cioè le istituzioni vere di questo Paese hanno varato un governo che si fonda veramente su 4 ministeri. 2 nuovi, mai esistiti.
un ministero della trasformazione digitale e un ministero della trasformazione, diciamo così, ecologica, la transizione ecologica. Dopodiché c'è un ministero chiave che è in mano a uno dei massimi dirigenti della Banca d'Italia, e poi c'è la presidenza del Consiglio, che è Mario Draghi. Quindi fondamentalmente ci abbiamo un Consiglio dei Ministri che nella sua collegialità, in questo tema specifico, vede la genialità di quattro, diciamo così, grandi, no? Punte di diamante, così. La von der Leyen, prima di dire ho recepito, prima di una nota di due righe, ho recepito il recovery fund italiano, perché questo è stato il comunicato della von der Leyen, cosa che non ha scritto per tre volte, perché per tre volte ha dato un pseudo piano di recovery fund in Europa, mai recepito, però ci ha detto fate conto che questo non l'ho letto. Prima di scrivere queste, un telegramma, ci è voluta la telefonata, l'impegno personale soggettivo dell'ex presidente della BCE, Draghi, nel dire mi impegnerò affinché ci sia una serie di riforme emergenziali per poter garantire la spesa di questi 249 miliardi. Siamo ridotti a questo. Quindi la speranza è in queste quattro punte di diamante e nella capacità che avranno di andare avanti come i treni, sapendo bene che la gran parte del tessuto burocratico amministrativo di questo paese premerà contro, perché stiamo parlando del più grande stanziamento che c'è mai stato in epoca occidentale, supera il piano Marshall messo in campo dagli Stati Uniti. Quindi rendete conto che cosa significa, che impatto può avere per la burocrazia e per i soldi. Quindi al momento la risposta è no, con le leggi attuali non siamo in grado di poterlo fare, servono tre grandi rivoluzioni. La prima è il codice degli appalti, che non significa far lavorare i marioli, ma sarebbe adeguarsi alle norme europee. Due, la giustizia, perché nessuno investe, soprattutto nelle infrastrutture, avendo la certezza che se viene truffato non ha giustizia. E terza, è molto molto importante, è anche una riforma di tipo funzionale, cioè ci deve essere veramente la coralità tra pubblico e privato, perché questa massa di denaro il pubblico non è in grado da solo, senza l'aiuto di privati specializzati nei singoli settori, a poterlo gestire nel modo adeguato. Quindi anche la cabina di regia in qualche modo deve essere capace. Quindi io non sapevo cosa tu dicessi su questo tema, l'ho sintetizzato, l'ho schematizzato, e allora ho detto la pubblica amministrazione che ruota intorno alla parte politica e alla parte burocratica amministrativa dirigenza, non ha la mentalità, il modello organizzativo esistente non è in grado di affrontare questa sfida. Su cosa ci sto ragionando da qualche mese? Di creare una infrastruttura parallela che dialoghi con la pubblica amministrazione, e questa tecnostruttura ci ha lasciato il punto interrogativo, ancora non l'ho partorita, ma sicuramente se una pubblica amministrazione, un ente locale, vuole avere una chance per cogliere queste grandi opportunità di questi diversi miliardi che stanno arrivando al nostro Stato, tu giustamente Leonardo hai parlato a livello centrale, vogliamo calarlo a livello territoriale. Una pubblica amministrazione, se non si dota di una tecnostruttura parallela con un nuovo modello organizzativo che dialoghi necessariamente con l'apparato burocratico, perché l'apparato burocratico non può essere fatto fuori, perché purtroppo comunque la regia ce l'ha sempre l'apparato burocratico amministrativo, e in questo momento mi spoglio da sindaco e parlo da dirigente, in sostanza la politica non conta niente, contano quello che fanno i dirigenti, e questo Giovanni lo sappiamo perfettamente, e allora però non c'è la mentalità, le procedure sono troppo lunghe, dalle procedure riguardanti gli appalti, ma anche le procedure amministrative per rilasciare una concessione, per rilasciare una licenza e cose via, e questo si può sintetizzare nel concetto di semplificazione, no? In sostanza c'è bisogno di semplificazione.
ma la pubblica amministrazione da sola, cioè tutte queste aree che lavorano intorno all'apparato burocratico amministrativo, all'apparato politico, non ce la faranno se non crea una tecnostruttura di talenti, ed ecco l'open innovation, e volevo arrivare a questo. L'open innovation sarà fondamentale, l'applicazione di nuove tecnologie e creare una governance che sia parallela, che sia questa, chiamiamola tecnostruttura, collegata alla pubblica amministrazione, se vogliamo avere una chance di vincere. Perché l'Europa non è l'Italia. Uno spunto che lo volentieri. Inconsapevolmente, in una parte d'Europa, si è creato il primo grande open innovation misto pubblico-privato. Nato da un'esigenza devastante, possiamo identificarlo come modello Bilbao. Bilbao è una città drammaticamente in crisi, in una posizione però, insomma, invidiabile del paese. Allora cosa è successo? Comuni, enti territoriali, intorno a un tavolo con delle associazioni importanti, anche di categorie, imprenditori, ma anche stakeholders del territorio, insieme hanno stipulato una sorta di project plan, un master plan. L'hanno chiamato Master Plan Bilbao, dove hanno disegnato una sorta di sogno di quello che poteva diventare quel territorio se venivano fatte una serie di azioni. Che cosa ha portato questo master plan? Parliamo che era in piena terza rivoluzione industriale, non avevano tutti gli strumenti che potremmo avere oggi, no? Quindi, vedo che cos'è stato quel modello? È il modello che ha permesso di superare due grandi barriere. Il primo, che si ripartisse da zero al cambio di ogni amministrazione. Perché quel master plan era talmente di alto livello che potevano cambiare le varie amministrazioni alle singole votazioni, però nessuno poteva prescindere dal vero sogno di quella comunità che era condiviso da tutti. Due, ha permesso ai vari enti che avevano gli stessi problemi che abbiamo noi in Italia di avere una sorta di agenda dove si evitava di parlare di cazzate. Perché? Perché dovevi evadere prima il punto che stava nel master plan, ok? Quindi il tempo delle persone pubbliche e private era vincolato a una sorta di progresso, così. Ecco, io vorrei proprio consigliarti di fare un esperimento, di creare il master plan di questo territorio, prescindendo dall'essere sindaco, ma con la responsabilità di esserlo, proprio prescindendo, cercando di creare il tavolo migliore possibile, con i talenti migliori possibili, e mettere in questa casella, ok, una sorta di master plan che porta nel giro di 5-6 anni questo territorio a cambiare faccia, ascoltando i contributi di tutti, ma poi forzando di mettere una cosa ragionevole, possibile, fissando un traguardo. Non lo raggiungeremo in 5 anni, forse neanche in 7, ma in 10 sì. E allora quella diventa, e soprattutto nessuno potrà cancellare questo lavoro da tifoso, perché significherebbe giocare un altro campionato. Ecco, cominciamo a fare questo. Studiare il modello Bilbao per un amministratore italiano significa veramente capire che cosa poteva essere quell'open innovation con gli strumenti di oggi. E vedete, ci sono delle istantanee di Bilbao 10 anni fa e oggi, okay? Che fanno veramente impressione. È successo poche volte nel mondo, ma è successo. Ecco, questa cosa è possibile. Pubblico e privato senza preconcetti, valori assoluti, tangibili intorno allo stesso tavolo. Questo si può fare, questo potrebbe essere un test. Permettetemi di dire che questo territorio, per la presenza contestuale di diverse intelligenze in questo momento storico, in questo presente, può essere un laboratorio. Un laboratorio di open innovation vera, ok? Dove l'open innovation center può essere anche in quest'aula, con la porta sempre aperta e con l'umiltà di accogliere il talento, qualsiasi sia il colore della squadra che rappresenta. Ecco, questo è la cui risposta. Grazie Leonardo. Poi adesso che ci tratteremo dopo, ma ci ho detto una mezza bugia, perché un modello l'ho ideato. Quando lui dice che l'anno fa parlavamo di open innovation.
rovescio. E poi lui si trova la legge della regione, lui dice, e allora se oggi parlo di questo, domani quindi, vedete, no? La regia può essere importante. E quindi andremo ad approfondire, vediamo se la strada è giusta e magari vi dai qualche consiglio per implementare bene questa tecnostruttura. Io voglio passare la palla a, di nuovo a Giovanni, perché Giovanni sicuramente ha qualcos'altro da dirci, perché ecco, lo vedo che si tiene, si mantiene, però so che Giovanni è un motore, e quindi vai Giovanni. Io voglio essere invece propositivo e visionario come il libro. Io sono convinto invece che noi riusciremo a spendere. Ovviamente condivido con te, avendo fatto l'amministratore, noi abbiamo un problema che è burocratico, legato alle concessioni, legato alle autorizzazioni. Però se noi, anche nonostante questa forte burocratizzazione che abbiamo, tant'è vero che Draghi ha ben individuato due grandi cose, una la detta della giustizia e l'altra la pubblica amministrazione. Perché sono fiducioso? Perché se partiamo da Bilbao, per esempio, no? Bilbao, città industriale, crisi totale, disoccupazione totale, una città tra l'altro in un contesto storico particolare, che noi ci scordiamo che fino a ieri c'erano le bombe a Bilbao, perché tutta la regione basca aveva proprio esasperato la crisi economica, quindi c'era una forte anima insurrezionale. Era il periodo della differenza, loro c'è qualcosa unica, tutta sulla cultura. Guggenheim, Museo Guggenheim cambia completamente quello scenario, cioè si mettono in open, come detto domani, e individuano qual è la strada maestra per uscire dalla crisi, la pubblica, e la vincono quella sfida. Io oggi la strada c'è e ce l'abbiamo davanti ai nostri occhi, ed è facilmente superabile dalla burocrazia, perché se ieri erano infrastrutture, se erano i centri aggregativi culturali, oggi, e la pandemia ci ha dimostrato, la gente vuole questo, vuole il mare, vuole l'aria pulita, vuole vivere a misura d'uomo, e quindi qual è la sfida del recovery? La digitalizzazione, cioè permettere a tutti noi di fare così, di avere la rete, perché è possibile fare la DAD, fare e lavoro a distanza, lo smart working, e poi siamo in casa con un computer senza rete, dove tra figli, genitori e amici ci dobbiamo scambiare i posti, non abbiamo gli spazi, e quindi abbiamo bisogno, uno, della rete che sia accessibile a tutti e che sia forte, perché a questo punto abbiamo dimostrato che non c'è più bisogno di prendere il treno e andare a Milano. Io posso lavorare qua da mia età, godermi il mare, purché abbia l'accesso. E quindi, se io ho accesso, tutti i migliori talenti, tutti le migliori start-up andranno non più nella nebbia o nello sbocco della pianura padana, ma cercheranno posti come Gaeta dove proliferare, cioè, e quindi arricchire il territorio. E allora dobbiamo creare, oltre alla rete, anche gli spazi di comuni. Quindi la sfida vera è o dare opportunità alle future generazioni, alle start-up, alle imprese, di lavorare in co-working e quindi rendere possibile lo smart working. Perché se io ho uno spazio, a casa ho mia figlia che deve fare la DAD, ho mia moglie che lavora in smart working, però so che c'è uno spazio là vicino dove posso andare a lavorare in tranquillità, permettendo a mia figlia di fare la DAD a casa con l'unico computer che abbiamo. E questo supera la burocratizzazione e vince quello che tu hai detto, la tecnostruttura. Perché la tecnostruttura può programmare al di là della burocrazia. Perché se noi pensiamo che dobbiamo fare marciapiede, siamo perdenti. Perché tu lo sai meglio di me, per fare il marciapiede e devi prima fare la gara,
sta il codice degli appalti, insomma c'è stato riconsaltato, e c'è stata parlata, poi se fai l'affidamento diretto ti guardano subito storto, ma se non fai l'affidamento diretto 2 anni per fare un chilometro di marciapiede. Quindi invece no, la rete supera tutto. Cioè diventare città 5G e quindi permettere a tutti di avere un accesso super potente. Cioè 5G, adesso lo demonizziamo, lo facciamo, come abbiamo demonizzato le antenne per questi. Oggi ditemi chi è che è in grado di dire io lo smartphone non ce l'ho. Lo sai perché noi abbiamo lo smartphone? Perché un tale ministro Gasparri all'epoca fece una legge che a noi sindaci ci tolse il potere di decidere. Quindi noi eravamo esentati, poi l'Italia è sempre, sempre il comitato pro e il comitato contro. Quindi il sindaco sta sempre con la l'incudine nel martello, siccome si vota sempre in Italia, e quindi non sapeva mai l'antenna va bene, non va bene, no. È il governo. Il governo ha deciso il piano nazionale dell'antenna. E oggi noi, grazie al piano nazionale dell'antenna, abbiamo tutti quanti lo smartphone. Lo smartphone è superato dal 5G, perché quando arriverà la rete 5G, arriverà talmente tanta potenza che noi potremo fare tutto. E quindi significa che i paesi che saranno attrezzati con 5G saranno quelli vincenti. E quindi la sfida ce l'abbiamo là davanti. Ed è prettamente una rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale porta alla cultura, la rivoluzione digitale porta al lavoro, la rivoluzione digitale porta semplificazione e porta qualità della vita. Quindi vado un po' in controtendenza. Io sono fiducioso che questa squadra di governo riesca. Oggi siamo in difficoltà, perché siamo in difficoltà crisi lavorativa, siamo in difficoltà con il piano pandemico, siamo in difficoltà su tutto. Però dobbiamo essere ottimisti, io sono fermamente convinto che cominceremo col piano vaccinale e uscire da questa situazione, e sono fermamente convinto che il PIL continuerà a riprendere, perché altrimenti diventa veramente triste, nemmeno più la situazione di vivi, qua proprio più niente, non ci avremo manco più la possibilità di andare a alimentare e comprarci il pane. Però vedi, e poi ti do la parola, l'uomo è un animale adattabile. Cioè noi fino a ieri abbiamo sempre detto la globalizzazione, la grande distribuzione. Arrivata la pandemia sono rinati tutti quanti i prodotti di quartiere, cioè i negozi di quartiere, è rinata quindi tutta quanta un'economia differente. Quindi significa che è il contesto che ti fa poi fare le scelte. Cioè, quindi bisogna essere bravi ad analizzare, come tu hai detto, ad analizzare il contesto in cui stiamo e poi cavalcarlo e non essere cavalcati. Quindi questo qua è fondamentale. E io sono fermamente convinto che i sindaci in Italia, che saranno lungimiranti e guarderanno a trasformare le loro città in città dell'innovazione e a dare a tutti quanti la possibilità di accedere facilmente alla rete, saranno quelli vincenti. La vera sfida sta là. E io, siccome ti conosco, come sei stato un visionario e un vincente con le luminarie, sarai anche un vincente sul discorso dell'open, sul corso dell'innovazione, sul discorso del digitale, perché tutto è trasferibile, ma le bellezze che ha questo territorio che si chiama Italia non ce l'ha nessuno e non sono delocalizzati. L'impresa, per una questione di economie, domani sta qui, ma può stare nelle Filippine, può dare le Filippine si sposta in Angola, dall'Angola ritorna in Francia. Ma il Golfo di Gaeta qua rimane ed è intoccabile, quindi dobbiamo essere bravi a farlo diventare attraente. Quindi tu ci sei riuscito con il cinema, ci sei riuscito con il turismo e soprattutto poi il discorso pandemia ha bloccato un po' tutti quanti, ma oggi ci siamo resi conto che non è più indispensabile andare a fare una riunione, prendere il treno, possiamo fare tranquillamente a distanza. Ma se non ci abbiamo la rete, siamo costretti a rimanere il treno. Grazie Giovanni. Quindi voglio riposare.
tu vieni qua e mi dà di compiti. Ma cioè, io non faccio di più, eh! Ma vedete, c'è un motivo, perché si tende a coltivare con insistenza un terreno fertile, no? Quindi, e poi anche perché, ripeto, noi la conosciamo bene, abbiamo girato l'Italia, e da nord a sud, sia con la Danza della Pace, che poi con Open Innovation, poi con un'altra serie di iniziative, finiamo appunto da girare il mondo. Quindi è chiaro che quando troviamo poi degli interlocutori, no, che ti permettono di fare anche sperimentazione, se sei più italiano, anche se regionalisti, è chiaro. Volevo però riportarvi su, per quella speranza di cui parlava Giovanni, su un personaggio del libro. Perché? Perché è stato quello qualificante, è quello che ha determinato l'inizio e la fine del libro, no? C'è questo Leonardo Rosa, che è stato, io mi chiamo Leonardo, per cui si chiama Leonardo, eroe della Seconda Guerra Mondiale, tornato a casa dopo 10 anni di pellegrinaggio in tutta Europa. Io da bambino me lo ricordo che mangiava la sera sempre latte con pane da fermo, perché tutti i soldi venivano risparmiati per far studiare i figli di tutti quelli che abitavano intorno alla casa sua. Perché studiare significava affermarsi, non far crescere il talento, alimentare il talento di quei giovani che stavano intorno a quella casa. E io non capivo perché davanti a questa televisione in bianco e nero, quando vedeva immagini di persone che della pubblica amministrazione, politici, che venivano inquisiti, arrestati, oppure erano protagonisti di qualcosa di negativo, lui, che mi appariva fortissimo agli occhi, no? L'eroe, no, della mia infanzia, piangeva. E a un certo punto io poi, e lui mi diceva, mi ha detto una frase che io ripeti da bambino, non riuscì a capire, mi disse: ricordati Leonardo, ma in modo molto serio, con gli occhi lucidi, che per quella poltrona e per quell'istituzione di quella persona che dovrebbe servire lo Stato, io ho visto morire tanti miei fratelli. E su cui si bruciava i fratelli in armi. E allora vi dico, oggi, quando in questa settimana, frutto della Brexit, alcune navi da guerra, francesi e inglesi, si sono incrociati sullo stretto della Manica, guardate che, come dico nel libro, non esiste progresso intelligente se non ha ricadute positive sul territorio che ospita. La prima ricaduta positiva del progresso è la pace, non il conflitto. Essere europei significa, come prima cosa, essere in pace in un continente dove ci siamo scannati da sempre. E dico un'altra cosa, dicendo perché siamo qui, perché siamo entusiasti nell'incontrarti, che la squadra composta da voi, tanti che credono nel progresso intelligente, viene da lontano. Ed è per questo che guarda sempre insistentemente, ossessivamente, al futuro. Un'onarda rosa è dentro ognuno di noi, vive a Roma, Parigi, Berlino, Varsavia. Per questo l'Open Innovation Center è già stato creato, quello vero, nei nostri padri. L'Open Innovation Center, degli Open Innovation Center dell'Europa. La vera innovazione aperta è essere cittadini europei di nazionalità italiana. Guardando al futuro della nostra nazione, quindi guardando al futuro dell'Italia, solo dopo aver costruito il nostro pezzetto di pace per i nostri figli. Grazie. Grazie Leonardo. Giovanni, ecco, vai Giovanni. Ho soltanto una frase, dopo un anno, ma finalmente la posso dire. L'autore è a disposizione per il film da poco. È un'emozione, perché insomma era un anno che abbiamo più presentazioni. Guarda, posso dire che è la prima presentazione che facciamo, ma anzi possiamo dire il primo evento che facciamo, e quindi questo è di buon auspicio per una ripartenza, quello che dicevi all'inizio, e devo dirti, te l'avrei detto dopo, oggi lo dico davanti alle telecamere,
che tutta questa presenza non me la sarei aspettata, sia per la paura del Covid, sia per tutto quello che c'è intorno. Quindi vuol dire che la vostra organizzazione funziona, però anche l'autore funziona. Quindi grazie. Grazie. Buonasera.